Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e un saluto agli amici di JWS Juventus Women Supporter. Ebbene sì, è stato un altro fantacalcio, il terzo, anche se questo è un fantacalcio globale, come quello della Gazzetta o come quello di altri siti, ma è particolare perché è il primo fantacalcio in Italia, creato sul calcio femminile. Quindi l'ho fatto al volo, essendo comunque amando il calcio femminile, seguendolo assiduamente. E dunque il sito è El Football, se volete farlo è aperto a tutti, basta iscriversi e poi potete tranquillamente farlo. Il sito è elfootball.it, che è uno dei più grandi portali d'Italia, se non il più grande portale, il magazine del calcio femminile italiano. Volevo appunto leggermi adesso la mia formazione. Ho messo in porta come portieri, ho preso Laura Giuliani, Federica Russo e Doris Bacic, il trio della Juve. Alla fine spendendo 20 per Giuliani, 8 per Bacic e 5 per Russo. Secondo me ci sta abbastanza. In difesa ho preso Federica Di Criscio, Cecilia Salvai, Martina Di Bari del Pink Bari, Di Criscio Roma, Salvai Juventus, Di Bari Pink Bari, Laura Agard, Fiorentina Women, Guja Vavassori dell'Orobica Calcio Bergamo, Ilaria Lazzari dell'Atalanta Mozzanica e Petronella Ekrot della Juventus Women e Giulia Bursi del Sassuolo. Diciamo che rispetto a quello maschile io qua appunto più sulla qualità, cercando di gestire i crediti il più possibile. Centrocampo ho preso Aurora Galli della Juventus Women, guardate che mi è partito il cursore, Nora Herum del Milan, Arianna Caruso della Juventus Women, Maria Zuliani del Tavagnacco, Manuela Giuliano del Milan, Alexandra Sicora Juventus Women e Benedetta Brignoli del Sassuolo e Giulio Orlandi della Florencia. Anche qua ho cercato sia la titolarità ma anche la qualità più qualche giovane per cercare di riempire le caselle, ma ovviamente ho bisogno di una potenza di fuoco che mi alzi il livello dei risultati. Attacco formato da Maria Zecca dell'AS Roma, giovanissima, preso a 1, e Veronica Batterani Sassuolo e Martina Fogliadelli a Mozzanica, sempre a 1, tutte e due perché sono giovani e mi servivano per riempire la casella, ma le titolari sono Barbara Bonansea, Lara Cleland fisse, in più c'è Kasia Herz nel Tavagnacco, comunque interessante, con 17 crediti, Barbara Bonansea l'ho pagata 46, Cleland 34. Potevo scegliere più titolari. Però ho preferito andare su due potenze di fuoco come la Bonansea e la Lara Cleland, piuttosto che andare magari su altre giocatrici, che va bene, per carità, però preferisco così, anche perché non stiamo parlando di un fantacalcio che si gioca uno contro l'altro, ma è un fantacalcio globale, una lega globale. Quindi attenzione, dunque, questa è la mia rosa di Fanta Women. Vi leggo anche la formazione che ho messo per la prima giornata, ve la leggo subito. Ho messo un 3-5-2 in porta Lara Giuliani, Cecilia Salvai, Petronella Ekrot e Federica Di Criscio, centrocampo Giuliano, Galli, Sicora, Caruso e Orlandi. Non dovrebbe giocare Caruso, però spero che entri proprio per prendere almeno il 6 d'ufficio. Barbara Bonansea, Lana Krenan, le attaccanti. Dunque questa è la mia formazione con un 3-5-2. Ripeto, non ho tanti. Forse era meglio puntare ad avere più attaccanti per poter giocarne con tre, però oggettivamente alla fine a me interessava oggettivamente fare punti, quindi preferisco avere due attaccanti di un certo livello, di livello altissimo, piuttosto che averne tre di medio. La mia squadra ovviamente è chiamata, se neanche a dirlo, Fuori Rosa TV. E quindi ragazzi, questa è la mia rosa del Fanta Women di elfootball.it. Se vi interessa potete farlo anche voi, così ci confrontiamo. Anzi, se lo fate, scrivetemi sotto il nome della vostra squadra, così vi tengo d'occhio e cerco di vedere qua come siete messi nella classifica che sarà globale. Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video. Ciao!